Va bene, ciao a tutti, bastardelli, arrivato Nello. Con Nello oggi finalmente facciamo un liquido molto atteso. Molto atteso. Eva Winter Edition senza ice, eh? Porca miseria. By Flavor Lab e Vale Vapper. Ciao Vale. Ciao Vale. Ciao Flavor Lab, bravi che avete ciao fatto. Flavor Lab, grazie mille. Grazie per che ci avete ascoltato, sì, nel nostro video estivo. Quindi potrebbe essere che vada in lavagnetta, eh? Questo io l'avevo detto. Questo potrebbe andare l'avevo detto. Se non c'era l'ice era dalla lavagnetta. Se è la stessa cosa, vai in lavagnetta. Quindi parliamo di Eva senza ice. Flavor Lab Eva by Vale Vapes in collaborazione con Flavor Lab, la Winter Edition. Ricordiamo che è papaya, fico, crema, peccati e amore. Quindi andate a vedere innanzitutto il video di quest'estate, sì, della prima versione. E questo è il Winter Edition che già spaccava, però c'era l'ice. Già noi avevamo fatto i salti mortali, sì. Però questo, se è senza, dovrebbe essere proprio la meraviglia delle meraviglie. Noi lo proveremo su drag con una coil da 0,20, sì. Quindi da 40 a 60 watt, io l'ho a 50. Vai, tiralo, vai. Ma il naso credo che sia uguale al naso. Al naso. Tu vai, tira, ma io credo che sia uguale, no? Minchia, bomba, bomba, bomba! Allora, dato che io qua non posso cambiare il tip, ci metto dentro un 510, lui si blocca lì, è perfetto. A noi ci era già piaciuta la prima versione, ma questa... Ciao. Allora, qua togliendo la parte di ice, che comunque anche nell'estivo faceva risaltare i frutti, ma anche qua risaltano veramente, veramente tanto, arrotondati da questa crema, che è una crema di cocco. Crema di cocco? Io non sento crema di cocco, ma c'è dentro? Sì, c'è una punta di crema di cocco. Vabbè, fico e papaya, bomba. Il liquido è una bomba. Sì, cioè, atomico. Minchia. Contate che comunque noi più si tira e più è buono. Noi lo stiamo zappando anche a temperatura piuttosto bassina, perché essendo un cremoso bisognerebbe spingerlo anche magari sulla settantina di watt, eh? Anche se c'è la frutta, però c'è una grossa dose di crema, quindi spinto un po' di più. È una crema fruttata al massimo. Sì, bomba, spettacolare. Bomba. Questo è da lavagna. Per me è lavagna. Per me. Questo qua mi potrebbe anche piacere da guancia alla grande. Bomba. Questo è bomba. Per me vai lavagna. Lavagna. Scriva, va scriva. Scrivi. Vai e scrivi! Pennarello? Madonna, sono là dentro. La sinistra, in fondo a sinistra. È una crema fruttata al massimo, una bomba. Fico papaya, bomba. Bomba, veramente. La Madonna. Ogni tiro che fai, ogni tiro che si fa è sempre più buono. Eva Winter Edition. Perfetto. Questo qua è da provare, è veramente da provare, e sono buoni entrambi, eh? Sì, 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 sì. Perché comunque quello con l'ice era buono, questo qua è buonissimo, però sono buoni entrambi. Avete due versioni, una invernale e una estiva, l'estate vi ciucciate quella là, l'inverno vi ciucciate questa, siete a posto, una bomba. Vi dico, scaldato un po' di più, esce un po' di più la parte cremosa. Io comunque preferito avere un'erogazione, diciamo, sui 50-60 watt per far uscire bene la frutta, ma bene anche il cremoso. Il packaging è stupendo come il precedente, c'è anche la Vale sopra, quindi cosa si può dire? Non si può dire niente, la Vale è la Vale. Benissimo, quindi la lavagnetta bomba, dovete provarlo, perché se non provatelo perché è veramente ma che perché se non lo provano siete sono dei
basta. Quindi. Salutiamo la Vale, salutiamo Freeball Lab, ringraziamoli tanto. Continuate così, perché. Continuate così. Ringraziamoli anche per aver seguito il nostro consiglio. Sì, 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 sì. Siamo veramente contenti e fieri di questa siamo cosa. Siamo felicissimi di questa cosa, che siamo stati gli artefici dell'input che ha fatto fare la versione invernale. Quindi provatelo, dice qualcosa sotto nei commenti e continuate così. Ci vediamo al prossimo video, seguiteci dappertutto dove volete. Va bene, ciao. Body trapping, body trapping you.